Dominio assoluto degli atleti russi nell'ultima giornata degli sport event paralimpici a Pragelato Plan. La staffetta mista femminile 3 x 2,5 km è stata appannaggio di Irina Poliakova, Elvira Ibragimova e Tatiana Ilyushenko, con il tempo totale di 28 primi, 21 secondi e 73 centesimi. Al secondo posto la squadra mista Russia-Ucraina, al terzo la squadra mista Canada-Svizzera-Finlandia. Al quarto posto gli Stati Uniti, al quinto la squadra mista Svizzera-Norvegia-Finlandia e ancora al sesto l'equipe giapponese e al settimo quella francese. Squalificate le squadre polacca e ucraina. Mikhail Terentiev, Irek Mannanov e Nikolai Ilyushenko hanno invece vinto la gara maschile in 42 primi, 47 secondi e 66 centesimi. Una gara che prevedeva una frazione di 2,5 km e due frazioni di 5 km. Al secondo posto i tedeschi Weimann, Baldauf e Hofle. Sul terzo gradino del podio sono saliti i norvegesi Henriksen, Neisbakken, Haugen e Utsweit. Al quarto posto si sono classificati gli ucraini, al quinto la Russia 2, al sesto la Germania 2, al settimo la Finlandia 1, all'ottavo Francia 1. Al dodicesimo posto la squadra Italia 1, composta da Enzo Masiello, Daniele Stefanoni e Franz Gatscher, non vedente, guidato da Luigi Varrone. E al sedicesimo posto l'equipe mista Italia-Germania di cui faceva parte Ermenegildo Arnoldi, mentre Italia 2 è giunta al ventunesimo e ultimo posto. Enzo Masiello, atleta paralimpico nello sci nordico ma anche nell'atletica, un primo bilancio di questa partecipazione a questi sport event, come ha trovato la pista, come sono andate le sue gare? Siamo stati molto contenti, abbiamo trovato un bel posto, siamo veramente contenti di aver trovato tutto a un buonissimo livello. Le gare, soprattutto quella di ieri, la mia prima nei 10.000 metri, non è andata benissimo, era un po' dura forse. Oggi sono molto più soddisfatto, oggi è una gara molto veloce, credo spettacolare da vedere, soprattutto in partenza, dove eravamo 20 persone, tutti che cercavamo di essere il più avanti possibile. C'è stato qualche piccolo incidente, cose che capitano.